Iniziamo di nuovo i lavori che abbiamo interrotto questa mattina. Chiedo al segretario di fare l'appello. Prego, segretario. Biasi, sempre assente. Di Filippo Giuseppe, presente. Crispino Francesco, Russo Gennaro, Marciano Pietro Paolo, Cammarota Giuseppe, Laporta Massimo, Presente. Verrone Gianluigi, Dinardo Leodoro, Buonora Maristella, assente come prima, Framondino Luigi, Comite Nicola, Botticchio Giuseppina si è aggiunta, entra alle ore, mettiamo 13, 12 e 55. 55. Coppola Salvatore, sempre in videoconferenza, Abate Agostino, sempre assente, Pesca Mario, Non è non è rientrato. rientrato, non è rientrato alle 12.55. Adamo Coppola, presente come prima, presente l'assessore Mutalipassi e l'assessore Lampasona, Benevento pure, mi sembra che in giro sta Benevento. Grazie, segretario. Trattiamo l'ultimo argomento che era precedentemente punto 5 che è diventato punto 8. Ok? Assestamento generale del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2020-2022, articolo 175-267-2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 193-267-2000. Relazione all'assessore Mutalipassi. Prego, assessore. Grazie Presidente, grazie a tutto il Consiglio per la pazienza. Come dicevamo, anche abbiamo avuto modo di dire prima, avevo chiesto lo spostamento dell'ordine del giorno per una ragione che adesso vi spiegherò e poi c'è stata la necessità di eseguire di ulteriore tempo per eseguire delle operazioni amministrative che ha adottato poco fa la Giunta, di cui vi darò contezza fra poco. Come dicevamo prima, questo è stato un anno veramente particolare e come particolarità ci sta anche questo fatto qua che siamo arrivati agli sgoccioli dell'anno per affrontare una problematica assai delicata come quella della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2020 e riguardo a questo argomento stamattina abbiamo avuto contezza con il protocollo dell'organo dei revisori dei conti del parere espresso con verbale numero 43, che l'organo di revisione, mentre si premettono che per quanto riguarda la gestione di competenza emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, per quanto riguarda la gestione dei residui, lo stesso si evidenzia un generale equilibrio, un generale equilibrio per quanto riguarda il bilancio. Concludono, giustamente facendo riferimento a una nota dell'ufficio contenzioso, faccio un'altra premessa, ricorderà questo Consiglio che questo argomento era stato già oggetto di rinvio perché ci eravamo resi conto che era necessario addivenire a degli accordi di rateizzazione diciamo, per il riconoscimento dei debiti fulminati, che sono stati gli accordi di rateizzazione di cui prima il Consiglio ha dato il parere favorevole. Dicevo, il Collegio dei Revisori evidenzia che, nonostante appunto lo sforzo svolto dagli uffici, considerate quindi l'enorme svolto dagli uffici in questo periodo innanzitutto di emergenza Covid, in questo periodo anche di festività, in questo periodo pure di smart working, quindi diciamo c'è anche tra virgolette carenza di personale, siamo comunque appunto riusciti ad addivenire con la definizione di quella realizzazione di cui parlavo prima e di cui prima abbiamo già dato il parere e sono stati già approvati. Però evidenziano l'organo di revisione, evidenzia che da questa relazione del responsabile dell'ufficio contenzioso emergerebbero ulteriori passività, ulteriori debiti fuori bilancio non riconosciuti per euro 394.000 euro circa e passività potenziali per euro 492.000 euro. E quindi con tutte queste premesse loro concludono, verificano il non permanere degli equilibri di bilancio e concludono esprimendo il parere contrario alla proposta di deliberazione.
Precisano altresì, e questo è importante, io voglio precisare a tutti i consiglieri, che il loro parere non è vincolante e che l'ente può sempre, è libero di autodeterminarsi negli atti da adottare, a prescindere appunto da quando rilevato dal collegio. Però giustamente sottolineo che l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. Oggi io chiedo a questo Consiglio uno sforzo nell'accettare quanto starò per dire, perché in questo frangente gli uffici sono riusciti ad addivenire a delle definizioni per quanto riguarda questa massa di situazione debitoria ed è pervenuto alla Presidenza una comunicazione da parte del Sindaco e da parte del responsabile del sentito contenzioso, che penso è agli atti. Sì, Assessore, mi è appena pervenuta da parte del responsabile del contenzioso e del Sindaco chiarimenti su precedenti note relative ai debiti fuori bilancio da riconoscere. Lei ne è in possesso, se no lei... Sì, leggo testualmente. Allora, faccio presente a questo consiglio che in effetti l'ha importo la somma. Sì, la lettera delle. Faccio presente a questo consiglio che l'importo dei 394.000 euro di debiti fuori bilancio da riconoscere si desumono da un elenco allegato alla nota sopra richiamata da parte dell'ufficio contenzioso e per questa nota che è stata presentata adesso alla Presidenza per ciascuno di questi sottolinea la definizione che l'amministrazione vuole porre. E prego Sindaco per la lettura di questa nota. Anche il parere dei revisori faceva presente che c'era una cifra che ora andrò a dettagliare, che non aveva avuto una definizione, quindi che rimaneva sostanzialmente in sospeso. Allora dico che le controversie, e ve le elenco singolarmente in modo tale da dare possibilità di contezza complessiva, le controversie, Comune di Agropoli Polito Nicola di Euro 292 si chiude oggi con una transazione. Comune di Agropoli Irno Picentino Sviluppo SRL di 8.027 si chiude oggi con una transazione. Comune di Agropoli Ceprano Anna Teresa Euro 1.622 uguale. Comune di Agropoli Gisa SRL per 51.992 anch'essa si chiude oggi con transazione. Comune di Agropoli Eni SPA per 238.000 euro si chiude con transazione. Comune di Agropoli Dinagas SRL per 5.840 si chiude con transazione. Comune di Agropoli di Megas SRL di 857 euro, anch'essa si chiude con transazione. Comune di Agropoli Tecnobuilding SRL per 6.000 euro. Sono state tutte quelle definite transettivamente come da delibere allegate, diciamo, di giunta comunale. Comincia dalla 304 in poi per ogni singola controversia. Rimangono ancora tre controversie: Comune di Agropoli Morenelli Tommaso per 1.000 euro circa, Comune di Agropoli con ITM per 99.000 euro e Comune di Agropoli Monzo Raffaele 50.000 euro per un totale di euro 80.935, che costituiscono i debiti fuori bilancio in istruttoria, il cui riconoscimento potrà avvenire nel corso del prossimo Consiglio, posto che i termini per l'eventuale esecuzione delle relative sentenze non sono ancora scaduti. Legge numero 30 del 28.297. Sostanzialmente quello che giustamente osservava il Collegio dei Revisori, c'è questa parte di debitoria che ancora non è chiarita il modo in cui l'ente intende affrontarla. Abbiamo oggi con le delibere di giunta acquisito l'ok da parte, diciamo, delle controparti a definire in maniera transattiva, e quindi quello che era il dubbio sulla salvaguardia dell'equilibrio e sull'equilibrio finale di bilancio, secondo me, quindi questa è la considerazione che pongo al Consiglio, diciamo, supera sostanzialmente questo accordo il parere dei revisori, che poi ne avranno contezza appena sarà possibile inviare gli atti, glieli invieremo.
supera il parere negativo. Quindi secondo me il consiglio si può tranquillamente discostare dal parere stesso e può votare tranquillamente la delibera, così come il collega assessore Mutalipassi vi ha spiegato precedentemente. Se c'è qualche necessità di qualche chiarimento, siamo qua a disposizione. Prego, consigliere Bottiglio. Buongiorno a tutti, scusate prima per l'assenza, però il messo comunale si è dimenticato di farmi la nota di consiglio, vabbè, si è fatte le scuse, è perdonata, Domenico voglia bene, e quindi sono entrata all'ultimo momento. Vedo la presenza però dei revisori e vorrei ascoltare un revisore, vorrei ascoltare anche il loro... una loro opinione. Vedo che sono 394.000 euro, assessore Mutalipassi, che si sono aggiunti al debito, cioè sono debiti da riconoscere fuori bilancio, quindi sono parecchi, sono 400.000 euro, è una bella, quindi è un comune che denota ancora una volta una gestione, forse ho sentito nomi, ma debiti di anni fa, quindi la gestione, siamo a fine anno, no? Qualcuno mi ha detto, dice, facciamo il riepilogo dell'anno in corso, politicamente parlando. È un anno che il Covid ci ha dato la mazzata, diciamo, quella principale, perché ci ha buttato giù psicologicamente, economicamente, emotivamente. Poi ci sta il lato commerciale, che ad Agropoli è stato quello poi disastroso, perché quello detto prima, dicevo con Peppino, effettivamente il commercio un po' è nato online, un po' diciamo si sono spostati degli equilibri, però poi l'amministrazione si presenta a fine anno con debiti sempre a go-go, contenzioso sempre. Però per la città, ieri sera forse mancava pure un po' di luce a San Marco, era pure buio, è una città, sindaco, assessori, presidente, è una città buia, mo al di là che l'ha imbruttita il Covid, perché la gente sta a casa, zona rossa, zona arancione, però tranne la cittadella a mattine, tranne il mercato il giovedì spostato, lo sapete che altre città i mercati li fanno al centro, proprio per dare incremento. Dov'è? Cioè io poi dico sempre le stesse cose, ma dove sta una figura veramente che parla di commercio? O se parla di debiti fuori bilancio, saniamo quello, diamo a determine e delibera. Cioè andate avanti a colpi, ma anche tra di voi, cioè siete sempre neri, perché c'è sempre quell'affanno economico, cioè un comune in affanno, ma perché? Perché secondo me le tasse sono veramente recuperate, cioè i beni comunali gestiti, ma sono gestiti bene. Io a Santo Sosso non lo vedo, senti solo che quando entrò come assessore dice no, poi ho posato la delega, perché io poi chiedevo ma chi l'ha pagato, chi l'ha... Cioè è quel modo di governare che avete soft, perché quello è così, quello dice questo, queste cose le ha pagate l'ente e anche i revisori secondo me hanno fatto fatica a mettere la firma sul... Cioè è una città che non rende quello che ha. Cioè, ma voi capite che Agropoli ha 400 posti barca, ha beni comunali che noi diamo in gestione, quindi una rendita ci sta, i soldi entrano, passano, tra IMU, tra TAS, come, non mettete un Covid in mezzo, il Covid è nato solo oggi, è un anno, dico neanche, sono 10 mesi, però comunque sono tanti, tanti, voi andate avanti, non a gestire le risorse della città, voi ad Annans a Paraicunde. Dovete solo apparare, questo dovete fare. E quindi questa vita infernale, perché questa è una vita in inferno pure per voi, che non è che siete... Sì, è bello perché state qua, ma qual è la soddisfazione sociale, economica? Non c'è soddisfazione sociale, perché sembra quasi che siete sempre portati o vi è quasi imposto di fare certe cose. Io me le leggo le carte, mo al di là che qualche delibera esce oscurata perché è rotto il computer, ecco, vedi, non teniamo manco i soldi per comprare un computer, perché escono le delibere oscurate perché il computer non funziona, quindi ci manca proprio l'ABC. Questo qua ha reso la città debole, io me ne accorgo, il silenzio, l'oscurantismo, questo sapete da dove viene? Viene da una povertà sociale,
Quando la gente non propaga la propria idea, vuol dire che economicamente una città è finita. Ma Agropoli non aveva niente da invidiare ad Amalfi, a Positano, a Sorrento, però no, è una frazione torre, ci sono dei paesi che iniziano con torre, ma perché è diventata così? Perché? Perché i soldi vengono sperperati, non si danno i soldi alle associazioni turistiche, no, si danno i soldi a chi vuole sedersi qua e fare progetti per la città. Questi, i soldi si danno alle persone, si incentivano, dove c'è una, un po' di gente che ha delle idee e le mette appunto per una rinascita, per le risorse che noi abbiamo. Cioè, noi non abbiamo un progetto commerciale, non abbiamo un progetto turistico, e io l'ho evidenziato anche dal fatto del PUC, dove Gaetano, che è stato bravo, dice ma le attività turistiche recettive, anche dal PUC si evidenzia che è una città all'abbandono e dimenticata. A me non, io faccio con passione, io non devo pigliare niente, voi lo sapete, io sto seduta qua e rappresento una parte di Agropoli, una parte che non vi vuole, non ve lo dice per paura, ma non vi vuole, ve lo posso garantire, perché non si alza la mano perché mi metta la coscienza a posto e sto in maggioranza, perché in maggioranza ci stavo pure io, alzavo la mano e me ne andavo a casa a fuoci, no. Io mi porto il fardello di una città che ha bisogno, di una città che vede centinaia di migliaia d'euro, così, incarichi, ma incarichi anche legali, dati a sempre avvocati di fuori, ma noi abbiamo gli avvocati, noi dobbiamo pensare a noi, la dovete finire queste clientele, le dovete abbandonare, dovete curare l'orto vostro, Agropoli è finito, la città, vai quelle strade giù alla Marina, e che ci siamo meritate su l'IZTL. È tutto buco, è diventato un colabrodo, com'è? Perché c'è la cittadella che è decollata a mattina, ma io sono felice che la cittadella a mattina è decollata, i centri commerciali funzionano perché danno posti di lavoro, ma il centro lo avete abbandonato, è sepolto vivo. Questo è, io spero adesso che diranno qualcosa sui conti, io voglio sentire un parere dei revisori, perché se sono presenti qua vuol dire che è importante. Io non ho letto niente perché non sapevo neanche del consiglio, quindi non ho letto carte, ho ascoltato Mutali Passi quello che ha detto e quindi non mi sono documentata su nulla. Io ho parlato su ciò che si evince di una città che stenta ad andare avanti, però non potete trovare sempre scuse. Il Covid è venuto solo adesso. Opere pubbliche fatte, soldi spesi, e dov'è il rendimento? Cioè il rendimento, a dov'è l'assessore al commercio? Che porta a fine anno, qua ci voleva l'assessore al commercio, che portava la resa. Dice questo è quello che abbiamo investito e questo è quello che abbiamo guadagnato. Ma che ci vuole tanto per amministrare una città? Io ho amministrato un'azienda a 30 anni, così si fa, l'entrata e l'uscita. Voi uscite solo, entrate non ce ne sono, e poi mettete numeri in coppa a numeri. Quello fate, siete bravi solo a questo. Quindi voglio sentire gentilmente un parere dei revisori, grazie. Sì. Allora, consigliere Botticchi, le voglio chiarire un attimino la posizione dei revisori, che è chiara nel momento che ci hanno formulato il parere. Pertanto farli intervenire non ritengo opportuno. Ok? È opportuno che il consiglio ascolta un attimino l'assessore, che deve dare ancora dei chiarimenti, oltre ai chiarimenti che giustamente mi sono pervenuti, che cerchiamo di fare. Poi il tutto noi lo inoltreremo e cercheremo di capire un attimino con calma questa comunicazione che mi è arrivata in questo momento, come vi ho comunicato già, e capire punto per punto con gli atti deliberativi, così mettiamo nelle condizioni anche il Collegio dei Revisori di avere un quadro chiaro della situazione, perché comprendo quello che è stato il loro parere, però giustamente nel leggere questi chiarimenti mi rendo conto che c'è stata forse una corrispondenza un attimino da chiarire. Prego, assessore, e così cerchiamo di completare il consiglio. Presidente, chiedo scusa. Mi scusi, lei deve intervenire, l'assessore nel pubblico. Io non la conosco nemmeno, perché io tra l'altro ho il piacere. Non può intervenire, mi scusi. Faccia parlare il revisore, mi scusi, ma perché? No, io la convoco da circa 3 anni e mezzo,
Ho il piacere stamattina di conoscerla e non si è ancora presentato, pertanto l'ammonisco di stare in silenzio. L'ammonisco di stare in silenzio. Lo deve far parlare, lo deve far parlare. Consigliere Botticchio. Lo deve far parlare, se no io protesto. Consigliere Botticchio. Faccia la barrica. Deve far parlare il revisore, deve parlare il revisore. Il revisore ha parlato con i documenti. Deve parlare, non mi faccio andare avanti, non mi faccio andare avanti. No, deve chiamare. E perché il revisore vuole parlare? Cosa avete da nascondere? Cosa avete da nascondere? Cosa avete da nascondere? Ma lei ha chiesto di intervenire, il presidente ha detto che parla prima e valuteremo anche il suo intervento, quindi basta. Deve parlare l'assessore. E così prima. Si tratta un revisore. Non è lei che stabilisce in questo consiglio chi parla e chi no. Il presidente lo stabilisce. Ascoltiamo l'assessore. Consigliere Botticchio. Mi guardi, consigliere Noi Botticchio. Abbiamo voluto sentire i revisori, oggi ci sono i revisori, non hanno a parlare. Allora, qui nessuno sta dicendo che non devono parlare, ok? Scusate, ma comune fu su vostra. Allora, ma veramente vi siete i proprietari? Ma qua c'è un popolo intero, ma che caspita volete da gente voi? Vuole parlare, fatelo parlare. Ma che è vostro a casa comunale? Ma siete i padroni? Ma non vi vergognate il 31 dell'anno di fare quello che fate? Ma veramente fate pe... Ma siete la vergogna... Parli, parli! Signore, io voglio parlare semplicemente perché il nostro ruolo è supporto dei consiglieri comunali. Questo è il concetto. Ora, lei parlerà quando verrà chiamato. Stia qua e basta, e basta. Rispondere alla signora. Ma il nostro ruolo è di supporto al consiglio e ai singoli consiglieri. Grazie. Allora, il consigliere comunale chiede l'intervento di essere chiarito, delucidato su un parere. Io sono qua per dare la delucidazione al consigliere. Il consigliere può essere anche poco esperto a leggere un parere. Grazie, grazie, allora, veramente di cuore. Noi l'abbiamo. La parola all'assessore Modalivaro. Sì, io prima nella mia intervento di prima ho precisato, ho letto passo per passo le conclusioni a cui è arrivato l'organo di revisione. Come ha detto il Presidente, appunto, è chiara la posizione del Collegio dei Revisori. Noi, anzi, proprio in virtù di questa nota che loro, di questa osservazione che avete fatto stamattina, e ripeto, ringrazio ancora gli uffici per l'enorme sforzo che hanno fatto, ci siamo adoperati e siamo riusciti ad addivenire a una soluzione che, ripeto, come diceva il Presidente del Consiglio, nei prossimi giorni il Collegio verranno consegnati gli atti e avranno modo di consultarli, avranno modo di verificarli e quindi di fare le loro considerazioni. E volevo, proprio ricollegandomi anche allo stesso parere del Collegio dei Revisori, i quali a un certo punto riflettono, come già avevano fatto in passato, come abbiamo già tante volte avuto modo di discutere in questo Consiglio Comunale, la problematica di questo comune, il Consiglio Botticchio parlava, ci sono solo uscite e non ci sono entrate. Le entrate del comune, le ripeto l'ennesima volta, per il 90% sono rappresentate dai tributi. Assessore. Per il 90% sono rappresentate dai tributi comunali. È stato più volte precisato che questo ente ha avuto negli ultimi anni difficoltà nella discussione, anche perché ricordo è stata bandita una gara a giugno del 2019 che ha avuto anche un esito, però c'è stata fatta opposizione da parte della ditta esclusa e faccio notizia, do notizia a questo consiglio che giusto due giorni fa è arrivata anche la sentenza del Consiglio di Stato, il quale ha precisato che non c'è necessità di espedire una nuova gara, quindi noi ci auguriamo che brevemente, già dal mese prossimo, possiamo finalmente usufruire dell'apporto di questa società di riscossione tributi ai quali affidare la riscossione collettiva. Il consigliere Botticchio non era presente nella prima seduta, ma uno degli argomenti che è stato approvato da questo consiglio, è preciso anche all'unanimità, anche con il voto favorevole del consigliere Pesca presente, abbiamo deliberato un'agevolazione in più proprio per venire incontro ai contribuenti, ai cittadini in difficoltà, perché abbiamo migliorato la rateizzazione, la possibilità, abbiamo esteso il numero di rate massime concedibile, abbiamo allargato il tema, abbiamo incrementato l'importo per il quale è necessario allegare le pratiche di rateizzazione richieste la polizza fideiussoria. Quindi abbiamo comunque
cercato di approvare dei provvedimenti che possono venire incontro e facilitare il recupero di questi crediti. Sono debiti fuori bilancio derivanti da sentenza. Questa amministrazione, consigliere, con grandi sacrifici negli anni, in questo anno già, anche negli anni scorsi, ha provveduto al riconoscimento e quindi ad onorare questi debiti, così come si è fatto anche in questa occasione. E un'ultima cosa, lei citava avvocati, vengono dati in carica ad avvocati che vengono da fuori, ma il Comune è dotato di una lista l'affidamento di un incarico, viene scossa questa short list. Quindi ribadisco, abbiamo il parere, ripeto, contrario dell'organo di revisione, abbiamo con i provvedimenti che in questa mattinata stessa sono stati deliberati e presi dalla Giunta, secondo il mio parere, dato modo al Consiglio di potersi esprimere motivandolo, anche non tenendo conto di quello che è stato il parere del Collegio dei Revisori. Grazie. Grazie a lei. Allora voglio fare un chiarimento al Collegio dei Revisori, come da sempre, non dall'ultimo consiglio che ho fissato nella data odierna, da sempre il Collegio dei Revisori è stato invitato, consigliere Botticchio, e lei in più occasioni, insieme ad altri consiglieri, mi avete sollecitato la loro presenza, dove io tramite gli uffici, il dottor Capozzolo... Adesso parlano, adesso li ascolteremo parlare, ancora meglio. Li ascolteremo parlare. Però decido io i tempi e lei si deve calmare, perché glielo dico sempre, io ho chiesto solo con rispetto e lei continua a mancare. No, però lei non voleva far parlare il revisore, perché il revisore? Allora, io voglio ascoltare il revisore. Le spiego, come giustamente il signor revisore, che io non ho il piacere di conoscerlo perché ho avuto piacere di conoscere il dottor Desiderio, se può venire qui, perché non rimane in aula, venga qui, si presenta al consiglio, perché credo che come me nessun altro consigliere la conosca. Allora mi fa il piacere. Ma quello rappresenta, parla a nome del collegio, parla a nome suo, parla... Io lo voglio conoscere perché non ho il piacere. Può venire, prego, si presenti, così abbiamo anche il piacere di conoscerla. Che da stamattina, prego, vicino a me, la voglio vicino a me. Si mette la mascherina. Così cerchiamo di fare chiarezza, se no altrimenti rischiamo... No, vicino a me, le do la mia sedia, perché così... Grazie. Piacere, lei è il signor dottor... Sono il dottor Di Tronzo. Rappresenta... Collegio dei Revisori dei Conti. Rappresenta in che senso? È uno dei componenti? È uno dei componenti. Bene. Rappresento la terna. Perfetto. Rappresento la terna estratto nel 2018 dalla Prefettura di Salerno. Bene. Ok? Ora, quello che io voglio precisare a supporto della richiesta della signora, ma anche eventualmente, ma a semplice chiarezza, non perché voi ignorate il nostro ruolo, non conoscete il nostro ruolo, lo conoscete benissimo. Bene. Il nostro ruolo è quello di supporto al Consiglio Comunale. Non a caso, mettere la mascherina, sì, non a caso, il Collegio dei Revisori, tranne per alcune piccole questioni, esprime pareri solo ed esclusivamente su delibere di Consiglio Comunale, quindi non, poche volte su delibere di Giunta. Ora, precisato il fatto che noi, parlo a nome della terna, siamo a supporto del Consiglio Comunale nella sua interezza e quindi di ogni consigliere comunale, ora significa che la signora, che evidentemente non ha capito il deliberato che va a votare, no, non ha capito, forse voglio dire l'assessore... Per brevità, evidentemente, non so, può darsi che è stata la brevità dell'esposizione pure per i tempi e per tutto il resto, ma non perché l'assessore Matalipussi non abbia fatto capire il senso e il significato e l'esito del nostro parere. Quindi
Io vorrei sintetizzare, perché è inutile che mi metta a leggere il parere, lei può benissimo prendere agli atti e se lo lei. Perfetto, ma non ci sono. No, noi stavamo in aula, la signora ha chiesto l'intervento semplicemente. Ora, diciamo che. Allora, io le chiedo solo una cosa. Consigliere Botticcio, lei che cosa vuole? Voglio che legge il parere, lo deve leggere. Il parere. Ma scusate, ma okay, è un revisore okay. del comune di Agrotto. Sembra che lo trattate come fossero chissà chi. Ma che è la stella cometa? E lui è un revisore, lavora col comune. Cioè, ma qual non è il voglio problema? Generare confusione, consigliere no, Botticcio. No, ma lei sta facendo confusione. Però Mosilli, la vogliamo fare parlare, basta questo show. Siediti. Sei all'asilo, non ho capito. No, tu già ti sei espressa male più volte, quindi siediti. Siediti, siediti. Sindaco, per cortesia. Allora, che sono sola e non c'è opposizione. Apprendo, consigliere Botticcio, giusto sempre per chiarezza, perché qui dobbiamo essere educati tutti, ok? Io apprendo dal resto della terna che invitano, ok, il dottor che è a fianco a me a descrivere il parere, giusto? Ok? Descrivere, chiarire, chiamatelo come volete, insomma. Che già è abbastanza chiaro. Ma per noi è chiaro, proprio vabbè, per questo io gli ho detto, allora, lei vuole intervenire, ma no, noi c'è chiaro. Allora il primo forse è questo, è che il nostro ruolo istituzionale è questo. E andiamo nel merito. Andiamo. Ma no, vabbè, ma se lei continua a dire che l'avete già detto, allora io me ne mi sento al mio posto. No, perché la signora lo vuole la sapere. La signora vuole sentire. Se lo leggo. Allora, io voglio sintetizzare la cosa, perché è inutile che ci mettiamo a leggere 5 pagine, perché l'assessore Talipassi già ha espresso bene la cosa. Ora, la discordanza, quindi la nascita di un nostro parere non favorevole o contrario alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, nasce prevalentemente dal fatto che di alcune note che ci sono pervenute via PEC da parte dell'ufficio contenzioso e dal funzionario responsabile, benissimo, ha evidenziato l'esistenza di una numerosità di debiti fuori bilancio. Questo nella prima nota. Poi c'è una seconda nota che divide debiti fuori bilancio e passività. La verità è che, a nostro modesto parere, così come abbiamo indicato nella nostra relazione, sia la parte dei 390 di cui parlava l'assessore e sia la parte degli incarichi per cui non c'è copertura, che sono 400 e dispari, insieme per noi costituiscono debiti fuori bilancio e non vengono in questa sede riconosciuti, mentre ne vengono riconosciuti altri che abbiamo fatto stamattina per importi anche considerevoli, però voglio dire, sono stati fatti, non ci sono problemi per i quali noi abbiamo espresso parere favorevole, se non per un debito, quello relativamente alla provincia, dove diciamo che un parere probabilmente condizionato al fatto che la provincia deve fare i conteggi degli interessi legali e probabilmente questo consiglio successivamente dovrà approvare con un separato atto. Mentre invece la parte dei 390 più la parte dei 492 per noi costituiscono debiti fuori bilancio, per cui oggi non si fa il riconoscimento, e questa cosa compromette l'equilibrio di bilancio. Quindi il nostro parere è non favorevole all'equilibrio bilancio, perché sulla scorta di queste indicazioni il bilancio non è in equilibrio. Questo è anche vero, però, e l'assessore l'ha detto, che il Consiglio è sovrano rispetto alla possibilità di trovare tutte le misure correttive, e che loro e l'assessore ha anche esposto prima, che attraverso il deliberato di giunta e di accordi di cui parlava anche il sindaco, ci sono degli accordi transattivi che potrebbero sanare questa cosa.
Questa è una cosa da verificare. Questa è una cosa da verificare. Intanto, il Consiglio Comunale, nonostante il parere non favorevole del collegio, può andare avanti e votarsi il deliberato dicendo che ha risolto in altro modo quello che l'anomalia che aveva sottolineato il collegio dei revisori. E questo sembra esposto già dall'assessore alle finanze, dal dottore Modalibus, che l'intenzione di questo consiglio è quello di votare il deliberato con i correttivi apportati, nonostante il parere non favorevole del collegio. È stato chiarissimo, chiarissimo. Sì. Io posso... Sì, può andare. Prego. Da quello che ho capito, perché ovviamente non ho letto le carte poi, quindi non ci sta nulla di buono in pentola. Io inviterei i consiglieri a non votare. E poi il debito fuori bilancio della provincia, che dobbiamo pagare anche gli interessi legali, lo vuole spiegare Mutalipas? Il debito noi dobbiamo dare soldi alla provincia, perché? Abbiamo già inserito. È stato già oggetto di... Perché li dobbiamo dare? Perché noi abbiamo debiti per la, con la provincia? Quali sono? Abbiamo già... Ma lei non deve... Ma io... Ma lei non decide chi risponde, voglio rispondere io. No. Rispondo io, assessore. Ah, perché? Perché? Rispondo io, non lo decide lei che risponde. Non decide lei che risponde. Cioè, la questione della provincia. L'assessore lei mi deve la risposta. Lei fa l'ho seguita io la questione. Rispondere Mutalipas. No, non decide deve lei che risponde. Rispondere Mutalipas. Mi deve non dire lei che risponde. I debiti della provincia e quali sono. Ho seguito sono. Io la questione della provincia. Rispondo io. Lo deve spiegare alla città di Agropoli. Lo so spiegare dopo. L'altra volta doveva parlare Capozzolo e non poteva parlare. Io non ho grazie a Dio che sono sola, ti quello prego, devi dire. Lo deve dire al sindaco. È stato, non oggetto, a me. Lo stato oggetto di discussione, di ampia discussione, anche da oggetto di interrogazioni consiliari. È stato oggetto come. Allora, finalmente io dico, come abbiamo già esposto, lei era assente prima, quindi la giustifico per questo. Questo consiglio ha già deliberato. È stata avvisata veramente. Questo consiglio ha già deliberato a riguardo, ha riconosciuto e abbiamo avuto anche il parere. Parla della provincia, vedi, lei sorvolta, lei deve parlare, se no interviene il sindaco e parla lui, hai capito? Non ho capito. Devi dire i debiti, perché dobbiamo dare, la città di Agropoli vuole sapere, dato che è una casa comunale, voi lo dimenticate. Questo qua si chiama Ponzi. No, non è che voi il consigliere, presidente, il consigliere non è che decide lei chi parla e chi non parla, interrompe, basta. Allora, mi deve dire i debiti della provincia quali sono, perché dobbiamo pagare? Non abbiamo debiti con la provincia. Non ne abbiamo? No. Non ne abbiamo. Dopo lo mette vabbè, per iscritto. Non ne abbiamo debiti con la provincia. E lui ha detto... La provincia di Salerno, noi abbiamo stabilito... in accordo con la provincia rispetto alla cifra che abbiamo incassato dall'autovelox di dare parte delle somme alla provincia, non è un debito rispetto alla somma complessiva che abbiamo incassato tolta le spese che abbiamo utilizzato per svolgere il servizio, la metà dei proventi vanno alla provincia, la metà dei proventi vanno al comune, non sono debiti, è un incasso che abbiamo fatto noi per conto della provincia della e provincia che ora gli stiamo dando in maniera rateale. Questo è quanto. Dove sono? Dove sono a metà? Sono nel bilancio del comune, verranno date alla provincia in maniera rateizzata. Rateizzata. Punto. Quindi non sono debiti. Noi abbiamo trattenuto temporaneamente la cifra perché, molto semplicemente c'è il motivo, perché la provincia voleva la somma in un'unica soluzione. Ma tecnicamente molto complicato una cosa del genere, al tasso che si parlava di 950.000 euro e quindi una volta che abbiamo definito una rateizzazione congrua che non mettesse in tensione le spese e il bilancio del comune di Agropoli, a questo punto dopo aver fatto questo accordo possiamo tranquillamente dare alla provincia la sua parte, ma non era un debito, noi non abbiamo fatto debiti con la provincia, abbiamo incassato e ora stiamo rateizzando un po' alla volta i soldi che dovevamo dare alla provincia, non avevamo fatto contratto debiti con la provincia, chiaro? Grazie consigliere Botticcio. Comunque l'autovelox serviva perché doveva tutelare la vita delle persone, si sono consumati pure i soldi, neanche alla provincia, mo devono frateizzare. Vede quando io dico che lei non ha onestà intellettuale, questo se io le ho appena spiegato che i soldi, no, se le ho appena spiegato che non abbiamo consumato soldi della provincia,
ma i soldi della provincia sono conservati in bilancio e verranno dati alla provincia stessa in maniera rateizzata. Per quale motivo deve dire che abbiamo speso i soldi della provincia? Dice una cosa falsa. No, ecco perché dico che lei non ha onestà intellettuale. Ma se lei non fa parlare l'assessore, lo vedi che neanche il revisore doveva parlare. Vi accanite pure contro i revisori che lavorano per il comune di Agropoli. Ma che vi pensate, che la gente a casa è scema? Lei, allora, se voglio ricordare le parole oltraggiose che lei ha utilizzato verso i revisori, andiamo a prendere i verbali, quando lei diceva dove sono questi revisori, non vengono, non fanno il loro lavoro, non si impegnano perché non sono venuti, non le voglio ricordare le parole oltraggiose che lei ha verso i revisori. Ma voi vi rendete conto? Meno male che io sono intelligente, cioè io adesso parlavo, così fanno. Ma voi l'avete capito? In altri consigli lei ha utilizzato parole oltraggiose verso i revisori. Okay. Nessuno mai l'ha fatto nei confronti dei revisori. Ma sono infantile, ma lei dice contro i revisori. Ma se i revisori lei non lo voleva far parlare. E allora consigliere Botticchio. Ma perché sono sola? Ricordatevi, perché c'era una bella opposizione, volevamo vedere stamattina. Consigliere Botticchio. Se loro votavano. Alle prossime elezioni la fai la bella opposizione. Bene. Passiamo alla votazione. Allora, la votazione da proposta formulata dall'assessore Mutalipassi, ex punto 5, oggi punto 8, si aggiunge questa nota di chiarimento da parte dell'ufficio contenzioso a firma del responsabile, dottoressa Margherita Feniello, e dal sindaco che ne prende conoscenza, che ne firma, protocollo 34.496/2020 del 31/12/2020. Chiarimenti su precedenti note relative ai debiti fuori bilancio da riconoscere. La mettiamo in allegato alla proposta. Chi è favorevole? Coppola. Favorevole. Chi è contrario? Botticchio. Chi si astiene? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevole. Coppola. Chi è contrario? Botticchio. Astenuti nessuno, il Consiglio approva. Si concludono gli argomenti nell'occasione. Volevo soltanto... Sì, fai tu Massimo. No, volevo fare formulare gli auguri per un anno 2021 che sia certamente migliore veramente dell'anno 2020. Grazie veramente a tutti i partecipanti, grazie ai consiglieri comunali per il lavoro che hanno svolto quest'anno, grazie Presidente. Io vi auguro veramente che il prossimo anno possa essere migliore. Mi associo agli auguri del sindaco e a voi tutti auguri a casa. A tutti. Buon 2021.